Un tir auto articolato, carico di balle di cotone, ha preso fuoco in prossimità dell'area di servizio intorno alle ore 20 di ieri, mentre transitava in direzione nord al chilometro 157 dell'A14 e a un chilometro dal casello di Pesaro, dove la circolazione è a doppio senso per lavori. Il conducente a bordo del tir di origine greca è stato tempestivamente allertato dagli altri conducenti per la fuoriuscita di fumo dal rimorchio. Prontamente il conducente è riuscito a fermarsi nell'area di sosta. Da una prima ricostruzione effettuata, la causa che ha portato all'incendio del tir riguarda un guasto meccanico proveniente dal rimorchio stesso. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte per alcune ore da parte di due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Fano e Pesaro. Il tratto autostradale tra Fano e Pesaro è stato chiuso in direzione nord. Per chi viaggia in direzione Bologna, l'uscita obbligatoria era Fano. Verso sud si è circolato regolarmente, ma una sola corsia. Dopo l'interruzione del traffico si sono formate code anche fuori dall'autostrada, sia a Pesaro che a Fano.